Vabbè, con un'invasione di zanzare, signori, benvenuti alla live di questa sera. Eccoci qua, che voi ci credete o no, Annetta sta già lottando con le zanzare. E io vivo qua, via, è difficile sorprendermi. E non col tostapane. Un momento per apprezzare che se non cominciamo una live in una maniera delirante non siamo contenti. No, questo è lo spirito che vogliamo trasmettere fin da subito. Allora, canzoncina di sottofondo. E prima di cominciare, allora, premesso che non penso di avere bisogno di fare presentazioni, ormai è un appuntamento talmente abituale che da settimana prossima basta. Ognuno le sue, siamo stufi, non ci sopportiamo più. È stato bello. Però ho una domanda per voi, chat, perché in realtà voi due gentili ospiti mi sentite dal microfonino qua, quindi va tutto bene. Ma cosa succede? Qui a Pavia, o nel nord Italia in generale, Milano, è esploso il sole. Cioè ci sono tipo 90 miliardi di gradi da un paio di giorni a questa parte. E quindi, a un certo punto, parlando di tostapane posseduti, ero qua seduto, ho sentito una voce, ho guardato e il computer che bestemmiava dicendo fa caldo. E ho dovuto mettergli una ventola supplementare. Ventola che fa il suo lavoro e lo tiene sospeso, proprio levita, talmente gira veloce sta ventola e fa un pochino di rumore, come se avessi un elicottero, un aliporto qua sotto. Quindi chat, Pochino di rumore, capito? ditemi se vi Mi entra il rumore della ventola che ho montato nel microfono, che niente lo so, perché non è che posso togliere la ventola solo sui fondi del PC, però so che ne devo comprare un'altra il prima possibile, insomma. Io metto sotto la musica, sto parlando tanto, così camuffo il disagio, ma se ci dovesse essere un momento di silenzio tipo questo, sembra di essere dentro un phon. Esatto. Sai, non Non bastasse la rientra, non sofferenza del rientra. caldo, capito? Anche Fa il phon. La caldissimo qua. ventola è Fa ok. veramente caldissimo. Cioè, tra ieri e oggi. No, fa Non si troppo sente nulla, mi caldo. dicono bene. Sono molto contento. Soffrendo tantissimo. Allora, intanto grazie mille a Fede per i 12 mesi. Attenzione, l'anno di sub disgustoso, incredibile. Quindi grazie mille. E cosa avevo pensato? Ah, bellissimo che tutte le volte che ci sarà una notifica apparirà esattamente in faccia ad Annetta. Grande. Non era studiato, perché effettivamente lì stanno. E niente, non le sposterò perché mi fa ridere. Sì, no. Quando escono fuori cerco di. Però te l'ha notificato, visto che è gentile. Sì, mi sembrava giusto. Non No, ha perché aspettato che l'ultima io vedessi che volta. ci fosse tipo l'alert sulla mia faccia, che si Esatto. vedevano solo le mani, in realtà. Perché l'ultima volta che mi è successo, dove ho imparato, ok, devo dirlo agli ospiti, è stato che, ovviamente, con la persona più indicata possibile, Nicola De Gobbis, che siamo in live, e a un Vabbè. certo punto lui: Samu, dimmi, Nico, perché ho un cane davanti alla faccia? E non capivo, poi ho capito che in live è uscito il cagnolino del follo, ho detto: ah no, vabbè, ma lascia stare. Tra l'altro tu hai i corgi, mi sembra, Sì. se non sbaglio. Sono Bellissimo. Quello che ha adorabili. naspa. Che nuota, non ha naspa, poverino. Annas. Sembra che stia morendo. Ma Annas. allora, non so se lo sapete, io ho scoperto di avere un superpotere. E so usarlo molto bene. Il mio superpotere, non vi faccio indovinare perché ho paura cosa potreste dire, il mio superpotere è quello di mettere in imbarazzo le persone. Soprattutto Laura. Lo sapevo che andava così. No, perché mi è venuto il Faccio una flash. breve intro. Mi è venuto il flash che mancavano 10 secondi alla live, ho detto: glielo chiedo dopo in live. Perché fuori onda Laura mi ha chiesto: ma allora, com'è andata la campagna? Ti sei divertito? Bla bla bla. Adesso dici che è orrenda in live, ti vengo a picchiare, poi, cioè proprio ti vengo a No, no, cercare. no. Però ho pensato: però io non ho chiesto a lei, cioè, perché non si chiede mai al master: ti sei divertito a condurre? Quindi, Perché Laura, si ha paura della risposta. com'è andata all'ombra della piramide? Quanto siamo stati esplosivi? Ridi, eh? Ridi, maledetti. Ci dica. Va bene. Ci dica. Allora, inaspettata. Ecco, questa è la risposta politically correct. No, allora, a parte gli scherzi, io mi sono divertita tantissimo, soprattutto perché, come mio solito, io avevo preparato un canovaccio e quindi mi ero immaginata, avendo il limite del numero di sessioni, come sarebbe andata la storia in determinati punti. Voi avete avuto
oserei dire come tutti i player, ma voi particolarmente, il superpotere di dribblare qualunque cosa io avessi progettato per andare nella via più contorta e lontana possibile. E questa cosa mi ha divertita tantissimo. Io sono una che tende a pianificare molto, ma perché a me piace realizzare, e lo avrete visto probabilmente su tutti i riassunti e Instagram, i vari post che sono stati fatti, certo. A me piace realizzare molto i prop, quindi mm-hmm. tutti gli elementi grafici, i finti giornali, eccetera. Quando giocavamo dal vivo mi divertivo anche a trovare dei tipi di carta apposita per poterli stampare, quindi rifare tutti nei formati. Un futuro da falsaria, in pratica. Per questo serviva avere un minimo di pianificazione, perché io mi aspetto che i giocatori a un certo punto trovino un determinato indizio e quindi me lo preparo in anticipo, perché altrimenti improvvisarlo diventa complicato. Ovviamente si fa con gli indizi più utili e importanti, quelli principali della campagna, non su tutto. E quindi quando tu hai tutto pronto e tutto pianificato e va tutto come previsto, troppo facile. Quando invece c'è quella dose di imprevisto, di oddio adesso che mi invento, oddio come escono da qui, e io stessa non sapere se i personaggi si salveranno, se troveranno un escamotage, mi diverto. Mi è dispiaciuto che alcuni indizi non sono emersi, perché sono state fatte delle scelte che hanno portato su altre strade, quindi la storia ha preso una determinata piega, mm-hmm. ma era una delle opzioni, cioè comunque era previsto che non si trovasse tutto, cioè può capitare nelle avventure di Cthulhu, l'obiettivo non è capire a fondo tutta la storia, visto e considerato che se la capisci a fondo probabilmente il tuo PG impazzisce, quindi ci sta. Però io mi sono divertita, insomma, è stato bello, voi siete stati un gruppo fantastico, super affiatato, per me Freya e Ernest super ship. Super affiatati, nonostante non ci siamo mai visti di persona. Nessuno di... No, vero. Io ho visto zio Gabo, io ci ho parlato, ma non ci siamo mai visti con tutti gli altri di persona. Ma chissà, un giorno, forse. Sì. Non lo dico così. Potrebbe succedere così. Una... Potrebbe, sì, alla fine. Una reu... Allora, una io qua mi collego... Ringrazio Candy Scorpio per i 10 mesi di sabbio, ovviamente, grazie mille. Ma ho due cose da dire. Una è una domanda. E una invece, prima che si risponda alla domanda, ovviamente estremamente imbarazzante. Lo sapevo. È una sfida. Una sfida a tutti coloro che hanno seguito la campagna, che hanno vissuta con noi, che l'hanno recuperata, che l'hanno vissuta con noi live o che l'hanno recuperata dopo su YouTube, è indifferente. La domanda... è per Laura, ed è: qual è stato quell'elemento narrativo che più ti ha spiazzata, che più hai avuto difficoltà a gestire, e perché è proprio Shy? E qui si collega, io lo dico, oggi che giorno è? 14 giugno 2021, sfido chiunque guardi questo video, Lucca Comics 2021, tutti in cosplay di Shy. Io ve lo sto dicendo, mandateci le foto dei vostri cosplay Shy. Vinto, però... Vabbè, io ho lo Sheriff originale, ragazzi. Divertitevi a cosplayare. Faremo una gara dello Sheriff più divino. Oh mio Dio, nel frattempo ho letto Fede in chat che ha appena scritto la verità. Laura è quel tipo di master che tornerebbe indietro nel tempo per seminare indizi della campagna. Vero, dannazione, sì. Quante volte al termine della campagna stavo lì a dire avrei dovuto fare questo, avrei dovuto fare quello, però quell'indizio non è stato chiaro e sto così. Laura, ti è piaciuta la sessione? Sono stata pessima, così, per 2 ore in un trip di angoscia. Quindi vuoi imparare meglio il link di Watch Together? Ah no, ma il link di Watch... alla fine della campagna abbiamo capito no, che si poteva fare tutto in un minuto. No, la notte, cioè oggi ho scritto appanicatissima a Samu dicendo ti prego dimmi che non serve un Watch Together da improvvisare mai... così. Che ansia. Comunque sì, allora, Sheriff è stato il delirio totale, perché dico la verità, dopo la sessione a zero ho detto vabbè, che elemento simpatico. È un meme. Fine, è un meme. Cioè, non è ancora un dio. Non toccherà mai la campagna. No, io ho detto, vabbè, di solito, non sono esperta di live perché ho praticamente fatto questa. Mm-hmm.
E quindi ho detto, vabbè, sicuramente è una cosa simpatica con la community che resta lì, non toccherà mai la campagna. Quando invece ho visto come la cosa è degenerata nell'arco della settimana, io sono arrivata alla prima sessione dicendo, e io però non posso non mettercelo perché la community mi lincia e so già che i giocatori riusciranno a infilare Sharif in ogni dove, quindi devo trovare un modo per renderlo canon. E lì mi è venuta l'idea di Sakkara, cioè sfruttare il passato comune per inserire questo elemento di presenza, non presenza, creatura quasi mitologica da tenermi come Jolly per il finale. E mi sono dovuta andare a informare, vi ho odiati tantissimo, su come rendere plausibile l'elemento dell'albinismo, e quindi sfruttando un po' di conoscenze antropologiche del mio compagno ho detto, ah sì, mi uso l'albinismo come passaggio tra la vita e la morte, entità psicopompa che porta le anime, ho detto, ah, fichissimo, in questo modo lo giustifico con Gatanotoa e la mummificazione, l'essere sospeso, ma non esisteva, cioè questa cosa ha preso forma nell'arco delle sessioni e ogni momento era buono per dire ora lo faccio apparire. No, non mi spreco il jolly adesso, lo sposto alla sessione dopo, e man mano l'ho posticipato di sessione in sessione fino al finale, e io ho deciso come ruolarlo, cioè senza farlo parlare in live durante il finale. Cioè, non avevo idea di come farlo, perché mi sono anche detta, ragazzi, come lo ruolo, comunque la community si sarà fatta un'idea e non rispetterò mai l'ideale. Quindi ho detto, la cosa migliore è fare questa entità serafica silente che fa un inchino e ha detto tutto. Ma è un'ottima scelta. È vero, cioè è geniale questa cosa. Io sì, ho fatto... devo dire che sono diventata ammirata da... Io ho fatto una cosa simile, oddio, allora, molto, il contesto era molto più di cattivo gusto che non l'ombra della piramide, era molto trash. Io ho fatto una one shot che si chiama Pestilenza, che poi è piaciuta talmente tanto che è sfociata in un sequel e un ulteriore sequel per chiudere la trilogia, e durante la seconda, alla fine di Pestilenza, spoiler per tutti quelli all'ascolto, ma alla fine di quella che alla fine è, poi è la prima sessione, tu scopri che Pestilenza non è il nome dell'avventura, poiché si gioca in un'ambientazione, in un mondo moderno, con una pestilenza, una malattia simile al tempo, era simile al coronavirus, ma è andato molto molto peggio, molto più fuori controllo, ma che Pestilenza è il nome del boss finale in quanto Cavaliere dell'Apocalisse, quindi stiamo parlando di tutt'altro livello di pestilenza. Solo level, insomma. Esatto. Ho detto, ok, tutti vogliono il seguito lo chiamo Vendetta, così non capiscono di quale Cavaliere dell'Apocalisse si tratta, non c'è lo spoiler. E praticamente, dopo, penso, 10 minuti di sessione di Vendetta, Dio muore. Ma tu non lo capisci, perché in quello che tu vedi morire una donna. Perché nella mia ambientazione Dio ha sembianze femminili, quindi tu lo capisci soltanto alla fine di tutto. Dici, ah, ma quindi la donna è Dio. E io ho fatto leva su questa roba qua per tutto il tempo, perché nell'immaginario comune nessuno si dipinge Dio come una donna, no? E invece è una bellissima donna. Valla a dire ad Alanismo Reset. Ovvero? No, ragazzi, Dogma. Non avete visto Dogma? 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 Dogma. Vabbè. Cioè, andare avanti così tutta sera, Vi prego, ditemi in chat che qualcuno l'ha visto. Film della vita, dicono. Dogma. Cioè, ragazzi, Dogma. È bellissimo. Vi ho appena... Però così... Cioè, ma di Alanismo, aspetta, ma lei c'è una comparsata di Alanismo Reset. Visto. Ma persino la Robby l'ha visto, io non infatti, l'ho. Infatti, cioè, ragazzi, le basi. Non l'ho visto. Grazie Robby, ecco, ti prego Robby, fagli vedere qualcosa. Cioè, io invece c'è me la famosissima, sono scusatemi, la famosissima statua del No, col cuore. Un certo figlio di Dio compagnone. Si può dire su Twitch? No, no, non è una cosa brutta. Vabbè, è bello che sempre sviamo l'argomento perché non abbiamo capito niente. Comunque, ci salvo in corner io. Questa sera, noi siamo qui, stiamo già partendo... Se ti bannano per Dogma è bellissimo, comunque rido troppo. Ci stiamo già partendo per la tangente noi, perché in realtà... Questa sera siamo qui, ultimo appuntamento, lunedì scorso
è stata una chiacchierata, così un po' di delirio, io, ok, ci sta. Quest'oggi invece, allora, sta laurea ha un compito preciso, diciamo, un topic, quantomeno, da cui partire. E invece io e Annetta siamo qua così, vabbè, io perché ci devo essere, sai com'è. Annetta invece è qua a farci compagnia, a chiacchierare con noi, che alla fine è quello che farò anch'io, non è che ho grandi interventi. Se non lo stesso che potete avere voi in chat, ovvero, Laura è qui per così chiacchierare con noi del come dal foglio bianco gli è uscita all'ombra della piramide. Quindi da dove siamo partiti, cosa ha pensato, che flusso ha seguito, cosa effettivamente è andato in scena, cosa invece è stato scartato. Io sparo un 90%, non ha mai visto questi schemi. E ovviamente come noi possiamo intervenire a chiedere delle cose con il genuino intento di mettere in difficoltà in live, potete farlo serenamente anche voi dalla chat. Tanto ormai è più che addestrata. Esatto, cioè, quindi il nostro intento è metterla in difficoltà e poi devo carpire più informazioni possibile perché devo costruire bene il mio villa in tostapane quando poi farò la giocata, esatto, no? Esatto. Quindi, sì. Beh, sì. Laura, grazie per questa serata in cui costruiremo un tostapane. Esatto, forgiata per poter poi forgiare io stessa un tostapane cattivissimo che ucciderà. Che è di marca Sharif, ovviamente. Bellissimo. Noto rivenditore di tostapane. In tutto questo, grazie mille, Candy Scorpio, che ogni tanto fa il matto e regala 5 sub. E soprattutto. Okay. Non me ne vogliano gli altri, ma i miei complimenti vanno a Power Lausini, perché come nickname mi ha spaccato in due. Grazie anche a Nofe per i 18 mesi ormai, oggi è quel lunedì, ogni tanto arriva il lunedì dove scattano tutti i sub. Tu hai avuto una pioggia di pinguini incredibili. Infatti stavo per dire un momento l'invasione dei pinguini su Annetta. Non mi vedevo più, vedevo solo le mie mani così tipo. Detto questo, abbiamo un'oretta all'incirca di chiacchiere e passo quindi, come ho sempre fatto negli ultimi lunedì, la palla alla nostra custode e comincio pure da dove vuoi. Appena leggi qualcosa in chat che ti intriga o ti sembra un argomento interessante, prendilo pure e noi siamo qua solo per metterti in difficoltà. Grazie, grazie. È bellissimo che è andata come, beh ragazzi, se volete venire a fare due chiacchiere... uguale mettere in difficoltà Laura, questo potevi scriverlo nei messaggi comuni, non nella vostra chat privata da player versus esatto. Il master. Cioè, nel gruppo campagna senza Laura queste cose lo scritte. Sì. Come ogni volta prima di ospitare il party ce lo scrivevamo. Era tutto organizzato. Io martedì scorso, mentre giocavamo alla in giallo, l'ho pensato ma non sono riuscita a inserirmi per dirlo, però cioè, più di una volta eravamo lì, stavamo cercando di capire cosa fare noi, e tu... Ma quindi ci andate insieme? Sto per dire, se vuoi, proprio vuoi che ci dividiamo, dillo! No, è che non sono più abituata, esatto, non so più gestire il gruppo unito. Cioè, il sentire... No, ma noi andiamo in gruppo? Davvero? E adesso che mi invento? Che ci faccio con tutte queste scene collaterali inutili che ho creato solo per i gruppi splittati? Ah, comunque, a parte gli scherzi, devo dire che è stata un'elaborazione particolarmente strana questa di All'ombra della piramide. Allora, intanto, come al solito, ragazzi, trauma per la scelta del titolo, perché per me è sempre Cthulhu Campagna Egitto, non ha un titolo. A furia di usare dei nomi in codice per la stesura che diano un po' l'idea di quello che poi sarà il concept della trama, e io mi abituo a quei nomi, quindi non sono più in grado di trovarne altri, e di solito ci metto magari una settimana per buttare giù l'intera trama, tutto lo scheletro, eccetera, e poi 20 giorni per scegliere il titolo. Vabbè, è importante, scusa. Certo. No, che panico. Abbiamo cambiato, a voi stessi mi pare, ho detto 3-4 titoli per poi aver cambiato altre 1000 volte idea. E niente, allora, in realtà il nucleo originale di questa storia non c'entrava niente con quello che poi è diventato. Doveva essere una spedizione archeologica in Egitto, quindi cominciare subito a bomba in Egitto, sulle tracce della precedente spedizione scomparsa, quindi l'elemento di una spedizione scomparsa doveva rimanere, perché mi piaceva questo... a me piacciono i ganci narrativi non scontati, cioè quelli in cui non hai il ciao, questa è la missione, ma che in qualche modo coinvolgano il gruppo in maniera naturale, cioè che sia quasi... il gruppo stesso a dire ah sì, voglio fare la missione a tutti i costi. E okay, aveva a che fare con Nyarlathotep, o Nyarlathotep che dir si voglia,
E poi però mi sono detta, signori, è troppo scontato, cioè Lovecraft, Egitto, il risultato finale è quello, cioè mi devo trovare un grande antico che abbia qualcosa di diverso e che non sia così immediato, perché altrimenti dalla prima sessione la gente sa già dove vado a parare il tutto. E quindi ho eliminato tutta la storia del faraone nero, Zoser e la chiusura nelle piramidi, e a quel punto da che cosa sono partita? Dal una spedizione archeologica che trova qualcosa che avrebbe dovuto non trovare e quindi qualcosa da tenere chiuso, e il grande antico, cioè che avversario gli metto contro. Quindi io di solito per strutturare le mie trame parto sempre dal villain da affrontare, soprattutto quando si ha a che fare con Cthulhu. E ho faticato tanto a trovare qualcosa che andasse bene. Nel cercare nei vari repertori, nei racconti, mi sono imbattuta in Gatanotoa, che non c'entra niente a livello geografico perché dovrebbe essere da tutt'altra parte, sepolto da qualche parte nel Pacifico, e invece ho letto il fatto che avesse come potere la mummificazione, quindi le creature di pietra, e ho detto, beh, ci sono le mummie, può andare bene, cerchiamo di capire come spostarlo da Mu all'Egitto. E nel fare le varie ricerche, Wikipedia, vari siti di Lovecraft, la Historical Society e via dicendo, ho visto che alcuni riportavano come, secondo alcuni racconti collaterali non scritti da Lovecraft ma più o meno da quel circolo di persone lì, ci fosse un collegamento tra gli abitanti di Mu che erano in rapporto con gli egiziani, cioè c'erano degli scambi commerciali, che ho detto, beh, magari Gatanotoa si è fatto trasportare, cioè in qualche modo l'hanno sepolto lì e c'è stato, cioè se questo passaggio è attestato, boh, lo posso sfruttare. E quindi da lì sono partita. Quindi l'idea che ci fosse un villain e qualcuno legato alle mummie. E sì, questo è stato il punto focale. Poi capire come inserire tutto il resto, lì è stata la vera sfida, perché avevo la spedizione che aveva sicuramente ritrovato il sepolcro di Gatanotoa / un suo sacerdote molto cattivo. Avevo l'Egitto, ma avevo 4 sessioni da riempire e mi serviva quindi un po' di storia. Da lì ho detto, ok, cerchiamo una mummia, banalmente leggende mummie, e il primo risultato che mi è capitato a tiro ve lo faccio vedere perché è veramente bellissimo, me ne sono innamorata. Ormai dovreste riconoscere la sua statua, sarcofago, scusami, okay. La sua immagine la dovreste aver vista centinaia di volte, perché Samu ha pensato bene di terrorizzarvi con la storia della maledizione, ed è la Unlucky Mummy, cioè la mummia sfortunata. E noterete, immagino, la cover di Pearson. Ed è praticamente la leggenda di questo manufatto che si trova al British Museum, di cui è nata una storia allucinante. Addirittura la leggenda che sia stata trasportata sul Titanic, che quindi siano seguite tutta una serie di sciagure, tanto che il nostro Budge si ritrova nel 34 a dover smentire, cioè a scrivere un testo e dire, signori, guardate che la mummia non si è mai spostata, o meglio il sarcofago che è vuoto non si è mai spostato dal British, tutta questa storia è inventata, non è morto nessuno, non ci sono stati danni, mai spostata, quindi piantatela, e diciamo è sempre stata esposta nello stesso punto, non scocciate. E lì io mi sono detta, e se non fosse finto? Cioè se ci fosse veramente qualcosa da poter utilizzare. Quindi non ho fatto altro che prendere la leggenda, i nomi legati alla leggenda, documentarmi su quali fossero le storie, le motivazioni e i collegamenti, e dargli un legame con Gatanotoa. Quindi questo è stato un po' l'iter. Io, ragazzi, vado a ruota, però cioè, se avete domande, curiosità, se vi sto ammorbando troppo, voi ditemelo, eh. Allora, io ti chiedo, allora, io ti chiedo come mai, ma non nel senso perché vada giustificato per curiosità, ma come mai ti eri prefissata che il finale della campagna dovesse essere in Egitto? Cioè era per il link al titolo stesso,
è una cosa che è nata poi, che è venuta poi col tempo come cosa. Ah, allora, in realtà perché avevo questo concept con l'Egitto che mi piaceva e volevo utilizzare, perché era una trama che avevo parzialmente sviluppato in 4 sessioni per il Salotto di Giano, che è l'associazione per cui mastero, e era una storia che non aveva mai avuto uno sviluppo vero e proprio, cioè erano state giocate 2 sessioni in Egitto, tagliata alla bene e meglio, ma non aveva mai avuto un finale vero e proprio, insomma, non... sai quelle trame che ti restano nel cassetto e dici forse è giunto il momento di ritirarla fuori, darle una nuova veste e darle un senso. Quindi questa cosa dell'Egitto c'era. Poi in quei giorni in cui stavamo parlando della live, c'è stata la parata delle mummie che sono state trasportate nella nuova ala del Museo del Cairo. Io mi sono vista 3 ore di diretta. Oh, mi è piaciuto tantissimo. Un po' kitsch, ma io sono stata in Egitto da piccola e sono stata al Museo del Cairo tra le varie cose, da cui ho comprato tra l'altro la Galabeia che ho messo nell'ultima sessione, un'altra serie di cappelli, quello dell'Odalisca anche viene dall'Egitto, e me ne, cioè, mi sono innamorata, ok? E ho detto prima o poi lo devo usare. E siccome in quel periodo c'era stata la parata, ho detto beh, mettiamo un'idea simile, cioè sfruttiamo, uniamo i vari puntini. E facciamo sì che nell'occasione di una nuova mostra venga ritirato fuori un reperto particolare che quindi sia, diciamo, l'evento scatenante dell'avventura. Quindi banalmente è stata la storia contemporanea, cioè gli eventi a cui stavo vivendo in quei giorni che mi hanno dato lo spunto. Ma è una cosa che io dico sempre nei miei corsi in accademia, cioè il modo migliore per scrivere, è raccogliere ciò che ci capita. Eventi quotidiani, persone che incrociamo e che attirano la nostra attenzione, magari ci vengono in mente 2 caratteristiche e le appuntiamo, un film che vediamo che ci dà una suggestione, cioè sono tutte quelle cose che io definisco vicenda che poi possono essere lavorate e trasformate per diventare il cosiddetto spunto. Se ci sono dei miei corsisti dell'Accademia in chat, probabilmente questa storia ce l'avranno ancora gli incubi. Infatti, Red Food, il sacro spunto scarno. Esatto, io l'ho ripetuto come mantra per tutti i corsi, diventano degli elementi fantastici da intrecciare per creare storie con un certo spessore, perché se io devo andare poi a narrare una storia che deve trasmettere delle emozioni, come spero sia accaduto, soprattutto in un contesto come delle live, utilizzare qualcosa che ha colpito me in primis mi renderà poi più facile la narrazione. Quindi più o meno è andato così. La scelta delle proposte dei personaggi, non tanto la caratterizzazione perché quella è in mano nostra, ma la scelta dei quattro archetipi. Allora, ho immaginato come potesse essere composto un gruppo tipico. Ho detto, devo avere 4 persone che verosimilmente hanno avuto una storia in comune, cioè sono stati insieme nello stesso posto per un certo lasso di tempo, quindi devono avere dei lavori affini e che si ritrovino magari nella stessa situazione con le stesse conoscenze di gancio narrativo, quindi budge, e che istintivamente dicano: ma sì, facciamo questo caso, risolviamo questo caso assieme. E avere quindi dei profili diversi per competenze, ma tutti legati dallo scavo. Mi era facile. Mi sono anche ispirata dalle figure storiche reali, soprattutto nel caso di Freya e Annetta. Sì. Lì Freya Stark è un personaggio storico realmente esistito, diciamo una esploratrice, scrittrice, esperta di viaggi, ha fatto dei diari, degli acquerelli. Quindi anche l'idea di inserire una donna che lavora per il British come artista, parliamo di un periodo in cui le campagne di scavo avevano assolutamente la dipendenza da artisti per la realizzazione di tutte le proiezioni, degli scavi, cioè noi abbiamo ancora oggi, grazie a loro, degli acquerelli meravigliosi o delle acqueforti che ci fanno vedere proprio un quadro preciso degli scavi in quel momento. E quindi diciamo mi sono ispirata parzialmente a quelli, ho detto allora uno scienziato che si occupa delle mummie. Ci sta, lavora al laboratorio e verosimilmente almeno una volta sarà andato in loco. L'archeologo, vabbè, si spiega da solo. L'artista, così ha la scusa delle illustrazioni e delle proiezioni.
E il giornalista, beh, quello sì. Cioè, il giornalista ficcanaso che ha il compito di scrivere il reportage e quindi si segue tutti gli scavi ed è un po' il PG sociale del gruppo, si prestava bene, quindi ho cercato di trovare quattro archetipi complementari. Ma chissà, magari vi faccio vedere anche Freya Stark, vediamo un po'. È bellissima. Tra l'altro c'era un quadro meraviglioso, non so se lo state vedendo. Aspetta. Vediamo. Ok. Ecco, è stata una delle prime donne occidentali a viaggiare nel deserto arabico e ha esplorato anche aree in cui pochi europei e soprattutto donne sole sono stati. Quindi è famosa per i viaggi in Medio Oriente, ha scritto di viaggi, icona dell'emancipazione femminile. Cioè, mi piaceva che ci fosse un personaggio carismatico nella trama. Sì, sì, sì. Calcolando... Io ho reso molto meno carismatico del previsto. No, secondo me ci stava invece. Anche tutti ben servito che hai dato a Ernest. Beh. Noi vogliamo i retroscena anche, vogliamo i gossip. Sì, infatti, com'è finita la storia tra i due? Era una storia esplosiva, proprio... Beh, com'è finita? No, raga, non ce l'ho fatta, finita. Scusatemi, dovevo farla questa battuta orribile. Vedi, la valle degli assassini nel 34, 20 opere, ho fatto un sacco di cose, ragazzi. Ma è stata anche sull'Himalaya, mi leggevo, no? Cioè, ma non giovane, sì. Tra l'altro. Ah sì, lei ha scalato l'Himalaya sul dorso di un pony, tenetevi forti, 88 anni. A 88 anni, cioè io a 26 fatico ad alzarmi dallo studio al frigorifero in cucina e viceversa. Lei su un pony ha scalato l'Himalaya. Cioè, mamma mia. Grande stima. Veramente. È stata bellissima. Secondo me l'hai interpretata, le hai dato un grandissimo tributo. Meno male, dai. Che poi l'avevo un po' personalizzata perché lei si chiama Freya Stark, ma gli avevo dato un secondo nome, per esempio, anche. E si chiamava Diana. Quindi... Sì. Però ti, molto carina. Ti chiedono in chat... Stavo giusto vedendo. Quanto i giocatori hanno deviato dal percorso che avevi in mente? Quanto siamo andati fuori da seminario? Tantissimo, ragazzi. Allora, io parlando. Mi ero immaginata due scenari, cioè due gruppi di scene, chiamiamoli così, che sono stati totalmente saltati, ma non erano fondamentali, è come dire, non erano indizi che voi avete eluso e quindi non avete trovato e oh mio Dio, siete morti per quello, ecco, mettiamola così. Okay, sono però cose che ho detto, beh, io se fossi un player probabilmente indagherei su questo, ma siccome io la storia l'ho scritta, ovviamente i personaggi non ci hanno pensato, ma ci stava. Cioè io mi immaginavo molte più indagini sul sarcofago, quindi su come fosse giunto al British Museum. Io vi avevo dato una serie di accenni, c'era l'iniziale W, c'erano i registri, cioè c'era una serie di possibilità indagare sul sarcofago, ma soprattutto tutte le indagini su Robinson. Mi ero trovata tutto l'epitaffio, tutta il necrologio e la storia della cerimonia, le foto della chiesa, addirittura le foto della tomba. Ho detto, magari questi si imbarcano in un viaggio per andare a trovare la tomba, scavano di notte nel cimitero, avevo tutte le soundtrack del cimitero per poi scoprire che la bara è vuota. Cioè mi ero fatta un film praticamente. Invece Dorian ci ha detto, no, ma quando c'è stato il funerale era vuota la bara. Aspetta, in che senso? Eh sì, perché noi... lì ho dovuto quello è stato il momento in cui ho detto, ok, non ci andranno mai, l'unico indizio che serve glielo faccio dire da un PNG, è che è l'unica info, perché tanto non avreste mai, cioè da dove eravate andati non avreste più recuperato quelle scene, si allungava troppo. E quindi ho trovato un modo per farvi avere la stessa identica informazione. Tanto avete usato moltissimo i PNG con i contatti, che è una cosa che io adoro e che non capita spesso. Cioè, in realtà capita più facilmente che i giocatori preferiscano fare indagini in prima persona che non chiedere il support dei contatti. Mm-hmm. E,
usando i contatti a quel punto molti indizi non ha senso ostinarsi a lasciarli lì per forza, cioè ci può stare. Risposta. Per come poi si è andato a disegnare Dorian aveva senso. Infatti hai beccato il punto che stavo dicendo, cioè secondo me molto ha giocato anche il fatto che non eravamo a casa per i fatti nostri, giocavamo live, ci avevamo dati delle scadenze e quindi cioè anche a me giocatore in un sanissimo meta non mi sarebbe mai venuto da pensare vado, mi imbarco per vedere la tomba di questo qua perché mi partono almeno una sessione solo di questo e sì. Mandiamo tutto boh, cioè poi non riusciamo più a stare dentro nei tempi. C'era la pista di Doyle con tutta la storia di come Robinson, perché c'è la leggenda di Robinson e Doyle, uh-huh. Perché pare che Doyle abbia le leggende raccontano che Doyle abbia plagiato i mastini di Baskerville a Robinson e che in realtà il racconto fosse il suo e che Doyle lo abbia ucciso per mettere a tacere la cosa. Ovviamente cioè, Robinson è morto di altro, però c'è questa querelle tra lui e Doyle che erano super amici e poi all'improvviso c'è stata una rottura, c'è stato qualcosa e quindi sì, più o meno è andata così. Ah, stavo vedendo, mm-hmm. Ci sono stati player che hanno seguito la strada che avevi pensato? No. Beh, l'altra volta ci hai svelato che in realtà l'Odalisca era una cosa completamente, cioè, non era per esempio così importante, invece... No, infatti è una domanda complicata, perché adesso sto ragionando su come avevo inizialmente posto la storia e su come poi è andata... E no, allora la prima sessione sì, la prima sessione è stata l'unica ad andare di filato, ma mi sono anche detta grazie, è la prima, si devono scaldare, infatti dalla seconda in poi delirio, tant'è che già nella prima voi avete fatto una cosa che a me ha spiazzato, cioè io mi immaginavo vabbè è finita, arrivederci, ci vediamo domani, no andiamoci a prendere una cosa da bere al locale del mio amico che sta a tre vie da qui, al The Well and the Witch, che era il locale del contatto di Ernest. Mm-hmm. E io lì a dire, adesso questi che si dicono? Che non è ancora successo niente. E noi già di speculazioni, teorie. Esatto, ma vi ho visto che eravate nel mood, capito? Eravate già partitissimi e dal mio punto di vista in mano non avevate niente. Quindi ho detto, vabbè, ottimo. Anche l'Egitto mi ha spiazzato. Cioè, avevate mille modi per andare in Egitto. No, partiamo con la spedizione militare. È più scomoda del mondo. Ma, tra l'altro quando Gabriel l'ha proposto io ho visto una faccia tua, Laura, della serie, ma veramente questo hanno pensato? Cioè tra tutte le possibilità che avevano questo hanno pensato? Tutto per non pagare il biglietto. No, sì, no, ecco, il momento vero, che siamo. Il momento vero di panico è stato quando zio Gabriel tramite il dottor Robert fa io brucio la casa. E io gli ho detto, che sta facendo? Perché dal mio punto di vista, se voi aveste fatto tutta una serie di cose, tipo aprire il sarcofago, rimanerci voi malissimo, probabilmente impazziti slash morti, pugnalare alla testa la mummia che era dentro il sarcofago in Egitto, le persone si riprendevano. Si smummificavano, quindi okay. Dal mio punto di vista, Budge non era morto. Quindi quando ha dato fuoco a tutto detto. No, ma dal punto di vista di nessuno era morto. Cioè di tutti, nel senso, no vabbè, cioè sono rimasta, però è stato bellissimo perché quelli sono stati i miei momenti spontanei purissimi di oddio e mo e mi si vede tutto nella live che sta proprio adesso un po'. Non ho la capacità di dissimulare. Allora, oggi ci sono un po' di domande. Sacco di domande. Sì, si stanno creando. Allora, se Ernest avesse sviluppato la foto, quale foto? Oddio, non mi ricordo. A cosa aveva scattato la foto? Verso la fine aveva scattato una foto che non ha mai fatto in tempo a... No, era nella prima sessione. No, l'ha scattata qualcosa. Ma forse proprio al sarcofago, se non sbaglio. Cioè, non al sarcofago. Sì. Ma a chi c'è? A Robinson che era all'interno. No, non è vero, al sarcofago.
In generale, si aveva fatto foto sulla scena del misfatto. Allora, io gliel'avevo fatta fare dicendo, ah, se la sviluppa gli faccio trovare qualcosa, ma onestamente non mi ricordo, perché era una di quelle... come dire, di quelle cose improvvisate che utilizzi per collegare indizi tra di loro. E quindi sicuramente ho spostato qualcosa, ma col fatto che poi avevo capito che non sarebbe più stata sviluppata, probabilmente l'ho rimossa. Sto guardando anche gli appunti, ma non me la ritrovo. Probabilmente allora, era comunque un indizio legato a Robinson. Secondo me, se la sviluppava, si trovava una strana foto di un luogo che non si capisce, con un tizio dalla pelle blu, una tizia apparentemente normale, un ossetto, un ragazzino mezzo demone, e poi quello che potrebbe essere un goblin ma con la faccia fuori fuoco ed impazzito. Bellissimo, sì, sì, sicuramente la foto è quella. Canon, ci sto. Allora, vediamo, altre domande? Quante ne vuoi. Cosa avrebbe visto Freya toccando la mummia? Ah, ok, non il sarcofago, la mummia quando l'ha toccata Ernest, cioè dopo l'odalisca. Sì, che tra l'altro è la stessa domanda che ti avevo fatto anche io, okay, se non ricordo male. Sì, allora, in realtà vi avrei messo tutti i flashback, cioè la mia idea era che voi provaste una sorta di ricordi di vita passata, ritrovandovi in location che poi avreste rivisto in Egitto e quindi rivivendo pezzi della vostra vita passata. Quindi probabilmente avrei, erano tutti improvvisati, quindi probabilmente avrei improvvisato qualcosa sul momento legato a una donna, avrei trovato qualcosa da collegare con l'essere artisti, ok, che per le donne in Egitto magari è un po' un azzardo, però insomma avrei trovato qualcosa. Con, magari tu con delle boccette di colore, magari per il trucco, intenta a preparare qualcosa, ti incrociavi con qualcuno. Ci avrei ovviamente messo la love story con Lockwood, anche nella vita passata. E quindi sì, avrei fatto un flashback. Ok. Oh, io sto provando a dribblare questa domanda, che vedo Pioggia Notturna che ha scritto: vorrei chiedere delle tre porte, una c'era scritto tempo, una spazio, e cosa c'era scritto sulla terza e perché. Io la sto dribblando da un paio di lunedì. Anche lunedì scorso c'è stata. È vero. Io vi deluderò tantissimo. Non ho idea di cosa ci fosse sulla terza porta, ragazzi. Un mistero perché per tutti. Il punto qual era? Doveva esserci tempo ed erano le statue delle altre epoche. Spazio e c'erano gli abitanti di Mu. E nella terza porta c'era in teoria quello che era il futuro, solo che mentre ve la narravo ho detto aspetta, tempo, spazio e la quarta dimensione, persi nel tempo e nello spazio, lo dice pure Lovecraft, e la terza ho realizzato che non mi veniva in mente, quindi ho detto boom, la parola è cancellata perché è il futuro, e me la so un po' svagheggiata così, ma non mi veniva in mente. Ho detto magari i loro nomi, però gli ho già fatto leggere il destino dell'universo, forse è un po' azzardo. Ho detto vabbè, senti, un po' di effetto Blur sulla statua e sulle pareti e va sempre bene, insomma. Ci sta, ci sta. Non c'è aspetto sì. Shy. No. Non canon. Questo mi dispiace. Sulla terza c'era scritto scemo chi legge. Ho letto anche tu, Alette. Però il fatto che, cioè, la cosa che a me ha più divertito è stato vedere le proposte della chat. E alcune erano anche molto realistiche, cioè erano perfette. Ho detto, ah cavolo, ad averci pensato io sarebbe stato bellissimo. Ma in realtà gli spunti esterni spesso sono fondamentali, cioè ragazzi, Girolamo Segato e tutta la storia della mineralizzazione, lo ammetto, non è farina del mio sacco. Raccontando a mia madre, cioè la presidente di Giano, la trama, c'era questo punto che ho detto devo far essiccare in qualche modo queste persone collegandole alla pietra, cioè alla mummia di pietra di Catanotua. Mi manca qualcosa in mezzo. E lei candidamente mi fa, vabbè, ma usa Segato, no? Tipo, chi? What?
E mi fa, ma scusa, ma quando sei stata a Firenze non ti ricordi? Hai visto anche il museo? Ci sono delle parti anatomiche mineralizzate. Il vuoto cosmico. E lo spunto è stato il suo, che nel cercare l'ho letto e per la prima volta, dopo aver fatto già la sessione zero, mi fa, ah beh, ma hai letto che è stato 3 giorni calato a Saqqara? Cioè, ragazzi, tutta la storia di Segato raccontata in live, quella è verissima. Cioè, lui è stato 3 giorni dentro la piramide e ne è riuscito dicendo, io so come mineralizzare le persone. E quindi è lì che ho detto, all'ombra della piramide è perfetto. Uh-huh. Perché l'idea è che non sia la piramide, quello è un depistaggio, ma ciò che si nasconde alla sua ombra, quindi nel tempio, le dune e via dicendo. E tra l'altro qualcuno, dopo aver postato la live su YouTube della prima sessione, ha scritto nei commenti dicendo, ah, pensa te che io sto leggendo proprio in questi giorni di... e ha messo un nome. Oh mio Dio, le coincidenze. E io ancora non avevo rivelato il nome di Segato. E io a dire, ma chi è? non mi ricordavo il nome. E ho scoperto che Segato è stato, tra virgolette, il primo, ma ce ne sono almeno 4 di italiani che si sono, diciamo, inventati, tra virgolette, un metodo per mineralizzare le persone, e ciascuno di loro ha lasciato degli oggetti sparsi in giro per l'Italia e ognuno si è portato il segreto nella tomba. E quindi questo, mi pare Efisio, ma adesso non sono sicura del nome, è solo tipo il terzo durante gli anni 30. Ma c'è stato Segato, ce ne sono stati almeno altri 3-4. E quindi sono parecchi, ho detto, oh mio Dio, questa è subito un'altra shot. Immediatamente la lega dei mineralizzatori seriali. Mi è piaciuta tantissimo. Infatti prima la Roby ti ha chiesto anche se avevi mai considerato in un momento, in un episodio, una possibile visita a Firenze. Una tappa a Firenze al riguardo. Allora, non l'avevo pensato, l'ho temuto. Nel senso che quando ho inserito Firenze sì, c'era il contatto. Perché io ho chiamato il mio contatto che c'era a Siena e gli ho detto, sì. Ehi, ma a Firenze per caso c'è qualcosa che ci può interessare? Sì, ma visto il vostro entusiasmo a prendere traghetti, vaporetti e treni vari, ho detto, questi sicuro mi vanno pure a Firenze. Poi che sì, mi invento altro che 4 sessioni. Esatto. Ho sudato freddissimo, tant'è che quando hai detto faccio una telefonata, eccellente. Eh sì, perché io lei potevo chiamare a Firenze, basta, effettivamente. Mamma mia, però, che angoscia. Meno male che non ci siamo andati. No, beh, però abbiamo capito subito che in realtà ci stavi dicendo non è lì che dovete andare. Non è lì che questi non sono i droidi che state cercando. Cioè, proprio... Sì, perché ammetto che avevo un po' paurina, che voi andaste a prendere tutta un'altra strada. Allora, per chi è curioso di Segato, io... vi lascio qui, lo sto condividendo, tra un po' lo dovreste vedere anche voi, la pagina, lo trovate anche su Wikipedia, ci sono anche delle foto, tra l'altro c'erano le foto delle opere di Segato, ma ho preferito non metterle nella live, potevano impressionare qualcuno. E lui è cartografo, naturalista ed egittologo, quindi ho detto, cavolo, è proprio perfetto, cioè... A differenza degli altri, lui aveva proprio il link con l'Egitto, ed è stato nel 1818, varie spedizioni archeologiche, posso farcela, ed è esperto di mummificazione. Si fece calare in un pozzo dentro la grande piramide a gradoni di Saqqara e ne riuscì dopo 3 giorni. Cioè, io lì ho detto, vabbè, la storia si è scritta da sola. Sì, infatti. Si è stabilito a Firenze. E viene soprannominato il pietrificatore. E c'era, però non qui, su un altro link, l'epitaffio che gli avevano scritto. Eccolo, qui giace disfatto Girolamo Segato, che vedrebbe si intero pietrificato se l'arte sua non periva con lui. Perché lui ha detto, ah sì? Mi porto tutto nella tomba. Quindi distrusse tutti quanti gli appunti quando il Granduca di Toscana... diciamo gli rifiutò di finanziare le ricerche,
anche perché lui gli diede un tavolo di carne pietrificata, non credo che il Granduca fosse contento, è un regalo strano, un po' come quando i gatti ti portano gli uccellini, insomma non è, non è una cosa bella. E lui è sepolto a Santa Croce, peraltro, quindi ecco, chi dovesse capitare a Santa Croce, taggatemi nelle foto, lo trovate qui. Ma che tra l'altro io a Santa Croce ci sono anche stata, ma non sapevo di questa... Non sapevo di lui, ecco, di questo personaggio. Sì, in effetti comunque è tutto molto... Laura, penso che andare a cercarlo non l'avresti trovato, invece le coincidenze... No, assurdo. No, infatti devo dire che sono rimasta di sasso. Scusate, questa era triste anche per me. Cioè, era veramente tristissima. Comunque, guardate, vi spammo un po' di link. Mm-hmm. Chi dovesse essere curioso. Questo è segato. Qui trovate Freya Stark. E ce ne, ripeto, se poi cercate nei collegamenti di Wikipedia, trovate anche tutti gli altri, che sono veramente interessantissimi. Allora, avevo intravisto qualche altro spunto di domanda che ho detto è interessante. Ha lasciato qualche rotella nella piramide? Bella domanda. Beh, 3 giorni dentro un pozzo sicuramente non ti fanno bene. Questo poco ma sicuro. Io avrei scritto al di là, poteva essere interessante come terza parola sulla porta. Mi sono sfuggite, ragazzi, scusatemi, che ce ne sono state tante e non sono ancora capace. Ah, ecco, i giochi investigativi, esatto, hanno il problema della facilità di deviare dalla trama e dagli indizi. Allora, in realtà dipende. Cioè, a me piace particolarmente il gamshow come sistema, perché per come è strutturato non devi così tanto se vuoi. Se non vuoi, perché in pratica tu hai una struttura con quelli che vengono chiamati indizi portanti, quindi è come dire, tu sai che per poter arrivare al finale le cose che sono vitali per poter dare una pista, una traccia da seguire ai tuoi giocatori sono X, Y e Z. Mm-hmm. Quindi tu sai che questi 3 indizi, non importa come, dove, come o quando, i tuoi giocatori li devono trovare. Però poiché la risoluzione degli indizi, cioè il ritrovamento, non è legato al tiro di dado, tu non hai il rischio che loro arrivino tipo in faccia alla cosa importante e non la trovino. Il problema è portarli in un luogo dove è sensato, cioè in una scena dove ha senso che loro trovino le informazioni. Certo. Ma in questo basta un minimo giocatore con un po' di creatività o inventiva, o come avete fatto voi, cioè un sacco di gioco forza, di relazioni tra di voi, relazioni con i contatti, che bene o male gli spunti ti vengono dati dai player stessi. Quindi in realtà loro hanno... Voi avete deviato, tra virgolette, da quello che era il mio canovaccio, ma inteso come collegamento tra un indizio e l'altro. Ma tutte le cose che aveva senso che voi trovaste, le avete trovate. L'unica che è stata saltata è il famoso Ankh di Onice, che era ciò che aveva reso Lady Dora la sacerdotessa, ma lì perché avete proprio deciso di non andare a cercare nel cassetto. Mm-hmm. Sì. E quindi io ho scelto di non farvelo trovare in altro modo, perché giunti ormai al finale sarebbe stata una forzatura da parte mia farvi trovare a tutti i costi un'informazione che avevate deciso di saltare. Ma arrivati a quel punto non aveva più neanche senso, perché dal vostro punto di vista la storia con Lady Dora si era chiusa con l'incendio, quindi cioè l'importante secondo me è sempre prediligere l'ascolto dei giocatori. Il master non fa da solo la storia, la fa con il gruppo al tavolo, quindi ascoltare i vostri feedback, i vostri suggerimenti. Mi hanno dato degli spunti, non mi hanno fatto deviare, perché non c'era nulla da cui deviare, la storia si fa insieme al tavolo, insomma. Infatti, prendendo tutto quello che ci hai detto fino adesso, uscendo un attimo da il singolo all'ombra della piramide, tu sviluppi sempre quindi le trame di campagna one shot basandoti così tanto su fatti o personaggi reali, o cioè nel senso è un po' il tuo stile, la tua impronta, o è ok, capita, ma capita anche di no?
Allora, io di deformazione prediligo sempre... Allora, questo è un caso particolare che ha veramente tanta storia. Cioè, casualità si sono proprio incrociati bene tutta una serie di riferimenti. Ma io in generale, sì, tendo a scrivere o avventure di stampo letterario, quindi con ispirazioni letterarie, o con elementi storici. Anche perché a me piace personalmente raccontare storie minori. La storia con la S maiuscola è tanta, ricca e spesso associata ai fatti maggiori, quelli che vengono studiati a scuola o, come dire, la macro storia. Io sono un po' della scuola della storia sociale, quindi la storia fatta anche da gente umile, semi sconosciuta, di cui magari si ha un documento sperso in un archivio da qualche parte. E il fatto che anche lì ci siano tanti elementi ricchi, a volte ancora più assurdi o irreali di quanto uno possa immaginare, mi fa spesso venire voglia di dire: sai che c'è? Te li racconto, così se poi lo spunto ti piace, hai la possibilità di andare ad approfondire. Un po' c'è anche la mia deformazione professionale, cioè io sono una storica medievista, quindi do anche un senso alle cose che studio, almeno ci provo. Ed è un po' l'esperimento che stiamo provando a fare adesso nei format del martedì pomeriggio, ti racconto una storia, in cui cerco di far vedere come dall'avvenimento bizzarro storico, lo strano ma vero della storia, si possano poi trarre avventure di genere super variegato. Il trucco sta sempre nel non fare il copiato. Cioè, io non ti faccio giocare la storia così com'è. Certo. Perché se la conosci, a quel punto è come aver già letto il finale di un giallo. È quello che prima dicevamo in chat, spunto. Che benandanti, nonnaccio, esatto. In pratica, cioè, io ho una traccia, ho una suggestione, a partire da quello creo un'altra storia, in maniera tale che chi conosce la storia reale trova una reference e si gode la storia dicendo: ah, vedi, c'è l'avventura, cioè, vedi i collegamenti. Chi gioca l'avventura e non conosce la reference la può andare ad approfondire e magari impara anche qualcosa di nuovo. Allora, io vedo così. Che Taurus mi chiede se ho caldo. Sì, mi sto squagliando, per non avete idea di quanto caldo butta fuori un computer che sta streamando. Dai, dillo che anche io non ti sto rendendo facile la cosa, che sto facendo la super logorroica con i monologhi. No, è di aiuto, no, perché almeno non devo parlare, riesco a continuare a respirare. A parte Laura, che è super interessante, cioè veramente... Ma poi mi avete triggerato con le domande sulla storia, ragazzi, dovrei stare 12 ore a rispondere. Allora, grazie mille Cripali per gli 8 mesi. E allora, signori, attaccandomi al discorso del mi sto squagliando, siamo quasi lì. Quindi, se tu, Laura, hai delle bombe da sganciarci, delle ultime cose fighissime, bellissime, questo è il momento di dirlo. Se voi avete delle domande incredibili che non vedete l'ora di togliervi, questo è il momento di dirle, di domandarle, perché poi io mi squaglio, cioè a un certo punto la sedia sarà vuota e sarà soltanto un liquame strano e disgustoso e sono io. Ok, oh mio Dio, sì, troppe, così, a raffica, cose a raffica. devo però leggere anche i commenti, maledizioni. Oh no, cosa succede? Più difficile. Succede? Oh no! No, vabbè, una live story a Doctor Who, scusa, anche adesso. Scalziamo 20 facce e proseguiamo all night long a parlare di Doctor Who. Ma io non ho capito, dite a quelli di Need Games di caricare le live sul loro canale, perché non lo stanno facendo? Lo fanno sempre? Potrebbero, credo non abbiano ancora caricato i sogni di Hypnos. Stranissimo, io lo dico dopo. Potrebbe parzialmente essere colpa mia, ma questo... Diamo la colpa ai ragazzi di Need. Ok. Much love. Allora, oh, ecco. Domanda interessante. Quanto è difficile da giocatore giocare una one shot del genere sapendo poco del contesto storico, usi, costumi e cultura? Ecco, questo è esattamente il motivo per cui ho detto deve essere solo una suggestione. Cioè, la cosa che non deve assolutamente passare è che per poter giocare shot del genere tu debba avere una laurea. Cioè, la difficoltà nello scrivere una storia del genere è mettere i giusti elementi
e dare tutte le possibilità ai giocatori di trovare informazioni senza sentirsi in difetto o mancanti di qualcosa. Mm-hmm. Cioè non deve passare il messaggio del io non sono in grado di, come dire, non sono esperto di archeologia, quindi l'indizio archeologico io non lo capirò mai. No, bisogna saper mediare un pochino e bisogna anche non andare troppo nel dettaglio, perché se la shot è giocabile solo da laureati in argomento X, non è divertente. Lo non scopo è non è giocabile, esatto. Cioè, la giocabilità è uno dei primi elementi per chi scrive avventure, cioè rendere accessibile quello che si sta facendo. A me piace moltissimo la Public History, che ha proprio come missione quella di unire il mondo accademico in modo non accademico al pubblico, ed è proprio questo, fare un'opera di mediazione. Quindi, voi avete seguito le live, avete avuto l'impressione di... anzi, voi che avete giocato, ragazzi, non siete esperti di faraoni della X dinastia o di sacerdotesse, no. Avete sentito una mancanza di qualche tipo? Allora, mancanze a livello narrativo, no. Può essere capitato che io mi domandassi, cavolo, ma cioè, Alan, nella sua professione, cosa farebbe? Cioè, saprebbe qualcosa in più? Ma perché mi sono posto il problema io, non perché mi sentissi mancante di qualcosa? E nel dubbio ho aggirato il problema, come ho detto la live scorsa, rivisitando... durante la sessione proprio stessa, a partire dalla seconda principalmente, visitando il personaggio che avevo in mente, come il ok, ho già detto che è giovane, potrebbe essere il più giovane del gruppo, lo faccio anche un po' ingenuotto, un po' quello che si butta nelle cose, è un po' quello che sì, fa questo mestiere ma perché gli piace andare, vedere, fare, non è quello che passa il tempo sui libri, non ha tutte queste nozioni storiche, se ne occupava il padre, e in questo modo mi sono autotolto dal dover avere un bagaglio culturale che mi ero autoimposto io in fase di scrittura di personaggio. Guarda, la cosa è che la storia non deve diventare un vincolo. Così come non deve esserci... Salute! No, così come non deve esserci... Scusatemi. Scusami, non volevo. Ero nel mood presissimo. Allora, dicevo, non ci deve essere la storia come vincolo. E deve essere importante lasciare anche modo e spazio ai giocatori di approfondire le cose che interessano senza però trasformarlo in un ti sto insegnando qualcosa, cioè non deve essere pedante, devono essere, come diceva qualcuno in chat giustamente, degli elementi qui e lì che ti danno quella soddisfazione di dire ah vedi una parvenza di verosimiglianza, realismo, storicità, magari delle chicche da approfondire al termine della sessione, ma che non devono appesantire la narrazione. Comunque i giocatori devono poter sfruttare quegli elementi narrativamente a loro vantaggio, quindi fin tanto che a noi danno elementi narrativi va bene. Ecco, qui ho un esempio da fare utile. Qualcuno aveva scritto nei commenti post live dicendo ah però vedi Robinson è morto in realtà nel 1907. Ecco, uno degli elementi maggiori quando si gioca queste cose è che faccio con le date, le gestisco utilizzando le reali, però magari non si incrociano per quello che mi serve oppure no, o anche peggio, io ho sempre un debito nei confronti dei personaggi da cui prendo ispirazione, cioè io prendo un personaggio storico e lo faccio diventare un villain. Non è proprio facile, perché tu stai è delicato, cioè stiamo comunque parlando di persone che hanno fatto delle cose, cioè tu non è che sì, ok, giochiamo, allora lo faccio diventare un cultista. Cioè ci vuole sempre rispetto su certe cose. Quindi, per esempio, Robinson, si è verificata una cosa interessante. Io sono partita da un blog italiano che ha approfondito tantissimo la questione della mummia sfortunata, che ha una rubrica che si chiama Bufale Egizie, è Jed Medu, ci tengo a nominarlo perché ho scoperto un mondo da quando lo seguo, è interessantissimo, quindi a chiunque sia piaciuta la campagna invito a leggere i suoi articoli, perché è veramente un ragazzo super informato e lavora nel settore, quindi adesso sta mandando le foto del Cairo fino a qualche giorno fa. Sì, ce l'avevi detto. Sì, sono invasatissima. E dopo vi metto anche il link.
mi sono trovata con un problema, perché io avevo la copertina di Pearson 1909, ma mi risultava Robinson morto nel 1907, e non riuscivo a capire questo articolo del 1909 cosa c'entrasse con l'articolo fatto poco prima di morire nel 7, perché dell'articolo del 7 non trovavo riferimento, ma molti articoli erroneamente dicevano che quello del 1909 fosse stato scritto da Robinson, e dicevo: com'è possibile che sia stato pubblicato su una rivista a 2 anni di distanza? C'è qualcosa che non torna. Allora, in realtà, a furia di girellare, ho scoperto che Robinson fu incaricato nel 7 di fare un articolo che non poté portare a termine. E lui però più di tutti si era interessato alla questione e aveva cominciato a farsi sentire prima ancora della pubblicazione dell'articolo. Un certo G puntato cognome, adesso non mi ricordo, mi pare un Gregory qualcosa, scrive nel 1909 l'articolo di Pearson, riprendendo quanto scritto nel 7 da Robinson, espandendolo e facendone una nuova versione. Io qui ho detto: se dovessi inserire pure l'ennesimo PNG, e tra l'altro non ho trovato niente su questa persona, neanche il nome, perché avevo solo l'iniziale puntata, quindi aggiungere questo elemento, far parlare un'ennesima persona, anzi farla sparire, collegarla al Ghost Club, cioè, mi diventa complicata. In questo caso ho detto: sai che c'è? Crasi, Robinson anziché nel 7 è morto nel 9, però è stata una licenza che mi sono presa proprio per motivi narrativi, perché sono quelle cose che tu dici, non è che, sai, ho traviato il personaggio storico, mi sono presa 2 anni di licenza. Non ho fatto la stessa cosa con Lady Dora, ma questa ve la faccio vedere perché mi ha fatto impazzire, perché Budge ha amato tantissimo sua moglie, tanto da intitolare la borsa di studio per giovani ricercatori di epoca, cioè sull'antico Egitto, che tuttora esiste, l'ha intitolata a lei. Hanno viaggiato insieme, cioè è stata una bellissima storia d'amore, non hanno mai avuto figli, e io su di lei non avevo trovato niente, perché ero curiosa di sapere date di nascita, di morte, finché non sono incappata nel necrologio, cioè su questo sito Find a Grave, che ti fa trovare le tombe storiche nei cimiteri artistici, adesso non mi viene il nome, oddio, come si chiamano quelli con le statue, vabbè, avete capito, non spero, ho il vuoto in questo momento, non mi viene, monumentali. Grazie, ragazzi. Monumentali, esatto. È in crisi. In pratica, che succede? Che vado a vedere che lei però muore nel 1926. E ho detto: oddio, adesso? Però nella pagina commemorativa ho trovato tutta la bio. Non solo, ho trovato anche che la casa era in affitto data dal British Museum perché lavoravano lì, e ho trovato l'indirizzo. Quindi tutte le mappe, le immagini dei riassunti dove voi vedevate i puntini con i fili, in realtà mi sono andata a cercare tutti gli indirizzi dei posti veri menzionati nell'avventura e sono lì localizzati dove si trovano realmente. Quindi io che cosa ho fatto? Ho detto: e se nel 26 lei, anziché ammalarsi, fosse stata posseduta, quindi è come dire, lei in realtà, la vera lei, è morta, e tutta la storia dal 26 al 34... è stata la sacerdotessa Lady Dora ad agire, quindi non è lei veramente la villain, qualcun altro. E qui vi metto l'ultima chicca a cui tenevo tanto, al di là che ho menzionato Mike il gatto del British Museum, che però è morto nel 29, ma vabbè, chi se ne importa anche in questo caso. La nostra campagna comincia il 21 novembre. Perché? Perché Budge storicamente è morto il 23. Ah, ok, cronologicamente è un countdown annunciato. Esatto, è morto il 23 novembre del 34 e tutti gli altri personaggi erano morti il 7, il 12 e via dicendo, il 21. E ho detto: facciamo che la mummificazione, eccetera, cioè, deve esserci il 23. E Bly Bond, che è tornato indietro ad avvisarlo, a questo punto si collegava bene, perché lui ufficialmente sarà in Inghilterra nel 36, ma noi siamo a novembre, lui è aggiunto un po' prima, anche dalle bio risulta,
Mi piaceva questo elemento, quindi ho detto facciamo che cominciamo il 21 dando 2 giorni come countdown, e quindi a un certo punto Budge diventerà l'elemento incalzante per la trama. Quindi ecco, questi erano elementi fissi, tra virgolette. Bello. Veramente. Così. Ah, chi era il gatto? Ve lo faccio vedere chi era. Mike, British Museum. Anche le foto che vi ho fatto vedere sono... la maggior parte di luoghi storici, cioè tipo le foto del British sono veramente le sale del British, alcune foto della strada sono quelle. Qualcuno aveva chiesto perché ho usato Lawrence, perché anche Lawrence è morto mi pare nel 35-36, non mi ricordo, comunque aveva un collegamento per cui è un archeologo, una spia, un ex militare, un grande esperto di quella zona. Ho detto potrebbe essere figo fare, cioè Lawrence d'Arabia ragazzi è ipericonico, ho detto ce la devo mettere come chicca. Allora dovreste vedere il gatto, come vi dicevo è morto nel 29, ma c'è scritto questo che a me è piaciuto tanto. Budge ha descritto la vita di Mike nei suoi 100+ testi che ha fatto, in uno menziona anche il gatto e cioè, lo descrive e dice come fosse uno dei pochi ad essere amico del gatto, che lavorava ai suoi, diciamo, mentre lui lavorava il gatto era accoccolato ai suoi piedi e quindi c'è questo legame, tant'è che gli hanno fatto addirittura un'ode e questa dovrebbe essere la foto del micio, eccolo, e mi piaceva troppo come elemento. Anche lui non ha fatto una bella fine. No, zio Gabba ha colpito Super Villain. Vediamo, vediamo, ma secondo me abbiamo... Il link di Jad Medu, blog di egittologia, questo giusto, merita. Giusto. Abbiamo qui soddisfatto, mi è venuta la curiosità dei disgustosi, benissimo. Posso dire un'ultima cosa? Certo. Scusate, mi triggero tantissimo. Le altre foto che avete visto del Daily Express, ho trovato una tesi di laurea o un saggio, adesso non mi ricordo se fosse proprio una tesi, perché l'edificio in cui si trova al 130 di Fleet Street è un edificio storico che ha tutta una storia particolare della diciamo legata alla sua costruzione, a livello architettonico è particolare, è stato studiato, e quindi se ci fate caso in quella live in particolare c'è una carrellata di foto che va dall'esterno, cioè quando Ernest va alla sede del giornale c'è proprio tutta una panoramica dell'ingresso. È perché mi sono andata a cercare proprio le foto storiche dell'edificio e quelle sono foto ricolorate del 35 con tutti gli step dall'esterno all'interno, e boh, cioè dopo essermi letta 40 pagine su come è fatto sto palazzo, ho detto uno, ci devo andare, due, costringerò uno di loro con la forza ad andarci. Ecco, a proposito della domanda, qualcuno ha rispettato l'idea? Sì, qualcuno è andato alla sede del Daily Express, almeno questa gioia me l'hanno data. Bravo Ernest, bravo Ernest. Ecco, vi metto il... Comunque Laura, un'attenzione al dettaglio che è pazzesca, eh. Proprio quello. Perché sono strana. Ma la... Ma che vabbè. C'entra? Ah, e qui invece le info sull'ambasciata, che doveva essere l'ambasciata, ma l'avete trasformata nella casa di Budge, perché anche lì l'edificio, tutte le foto che vi ho messo, è l'ambasciata britannica al Cairo, che ha tutta la storia della costruzione, e mi sono andata a cercare questo sito che è Room for Diplomacy, che spiega tutte le storie delle ambasciate nei vari paesi, e mi sono trovata la cosa del Cairo. Mi sono divertita un sacco, ho scoperto un sacco di roba facendo questa campagna. Mi avete chiesto quanto ci ho messo a scriverla, in realtà attualmente sono... perché sono una bruttissima persona, 3 pagine di link su Word e basta. Nel senso che l'ho pensata, ma scritta vera e proprio non l'ho scritta, e se l'avessi fatto probabilmente ci avrei messo circa un mese di lavoro. Ci perché stava... come dico sempre a lezione, cioè se uno deve scrivere la trama non per masterarla per sé, ma per terzi, deve mettere tutti i bivi, tutti i documenti, tutti i box storici, cioè è un
è infinito. Sì, cioè, sì, sì. Per una shot ci metto quasi una settimana e vengono tra le 30 e le 40 pagine. Moltiplicatelo per 4. Ok. Un romanzo. Sì, 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 assolutamente. Praticamente. Allora, sono sopravvissuto fino a qua. Arriviamo in tempo sul sub del sesto mese di Lady Chiyoko. Grazie mille. E io ho deciso che dalla live di domani accenderò il ventilatore. Questa volta me lo sono dimenticato. È qua dietro che mi guarda. No, è spento lì. Me ne sono molto, molto pentito. Però non volevo alzarmi perché ho i pantaloncini imbarazzanti. Quindi sono rimasto qua a soffrire in silenzio. Va bene così. E niente, le mie facoltà cerebrali sono ovviamente ridotte al minimo perché il mio corpo è troppo impegnato a sudare in questo momento. Proprio tipo c'è tutto quello che sa fare. Quindi io mi limiterò a ringraziare ovviamente voi due che siete venuti questa sera a chiacchierare con noi. Laura si è fatta tutto lo sbattone, ci ha fatto giocare, ci ha spiegato tutto, tutto bellissimo. Ah, ve l'avevo promessa le 5 ore di workshop con le padelle in regalo, eh? Esatto. Al posto adesso delle padelle mettiti, sono i gimmick. Tu mettiti nei panni dei corsisti della Giano Academy che si seguono con me i corsi di Adventure Writing e io mi invaso per 2 ore e mezza sulle finezze, tipo, oh, ma questa cosa è fighissima, vi insegno questa tecnica. Insomma, poveretti, e mi si sorbiscono per una ventina di ore, che pena. Secondo me si prendono bene. Sì, anche secondo me. E ovviamente, ovviamente doveroso ringraziamento anche a tutti voi in chat che avete fatto domande, che avete spulciato, speculato e fatto tutte le nostre cose disgustose. Ormai non mi vengono neanche più le parole. Detto questo, io direi che noi ci vediamo domani, sempre in live. Non so ancora per cosa, perché ho fatto una storia su Instagram per chiedervi, ma fra le altre cose ho dimenticato il telefono sul divano, quindi non lo vedo da 2 ore. Adesso lo prenderò, un milione di messaggi, mail, cose, bestemmie incredibili. E basta. Quando penserete a me nei prossimi minuti, direte, ma chissà Samu, sei ancora vivo? Sapete che la risposta è probabilmente no. Se domani la live non parte, preoccupatevi fortissimo, vuol dire che mi sono sciolto definitivamente. Detto questo, grazie ancora mille a tutti, grazie ancora mille. Grazie ancora mille. Grazie ancora mille. Bello, mi è piaciuto questo. Solo qualità. È sfrantissimo, sfrantissimo. Chiedo scudo. Oh no. E niente, appuntamento a domani, signori. E chissà a quando... Noi stiamo lavorando a cose, lasciate fare, il gruppo è ancora lì, noi parliamo... Sono tostapane, mica tostapane, lascia fare. Abbiamo dei tostapane da esorcizzare. Quindi, signori, noi ci vediamo domani. E niente, buona serata a tutti. Spero che siate in una zona più fresca di casa mia. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.